investiamo i nostri soldi, i costi come i rendimenti sono composti. Quindi, se nel caso di rendimenti questo è un bene, per i costi sarà ovviamente un male. Ecco perché è fondamentale innanzitutto conoscerli, poi ridurli per quanto possibile. Tra le varie tipologie di commissioni sui nostri investimenti troviamo innanzitutto quelli di acquisto e di vendita, presenti nella quasi totalità degli strumenti finanziari. Ci sono poi nel caso dei fondi comuni ulteriori costi, come ad esempio pensiamo a quelli di gestione, che sono solitamente dei costi periodici, ricorrenti, e soprattutto delle commissioni anche di performance, ovvero una percentuale che il gestore, perché ricordiamo i fondi sono a gestione attiva, tende a trattenere per sé nel caso di risultati migliori del previsto. Alle volte poi troviamo anche delle commissioni meno visibili, pensiamo ad esempio ad un maggiore spread, quindi una differenza tra i prezzi di un titolo, il famoso differenziale bid-ask, domanda e offerta, dove la distanza elevata proprio tra questi due prezzi, vendita ed acquisto, impatta notevolmente sul risultato finale. Tutto questo fa sì che soprattutto su orizzonti temporali medio-lunghi, i singoli costi che impattano periodicamente possano sui nostri investimenti andare a incidere sul risultato finale. Ecco perché è sempre consigliabile consultare prima i fogli informativi, il più famoso viene definito KID, il Key Information Document, e confrontare tra loro i costi sui diversi prodotti. Questo è anche una componente estremamente importante, quella dei costi, sul risultato finale.